Buongiorno. Allora, come avevo promesso dal video precedente, sono tornato di nuovo qua sulle alture di Savona, perché nel video precedente, se l'avete visto sul mio canale, non ero provvisto di attrezzature idonee per poter entrare. Innanzitutto la luce. Gli avevo detto di seguire dei semplici indizi per trovare questi rifugi. Ve li ripeto un attimo, così per chi non avesse visto il video può capire di cosa sto parlando. Allora, sono in una zona molto ad alta densità di trincee. C'erano tante trincee, ma l'hanno confermato anche gli abitanti del luogo. Ho trovato una casermetta, ho trovato, come vi dicevo, tante trincee, e a questo punto io ho cominciato a dubitare sul fatto che potessero stare tutti in quella casermetta. Anche se qualcuno si fosse spostato più basso in paese, ci voleva comunque una riserva a parte per le munizioni, per il vestiario, per il cibo. Ho cominciato a cercare e l'ho trovata. Gli indizi erano questi. Guardando il terreno, allora, da una parte abbiamo un terreno molto acido, composto da erica, pini e terra scura. Qui invece abbiamo una granaglia dovuta alla frantumazione di rocce da scavo. Si vede subito che qui c'è qualcosa che non va, anche dal colore. Vedete, qua è grigio, lì è marrone. Vuol dire che qui c'è stato un riversamento di detriti. Da dove sono arrivati i detriti, come vi ho fatto vedere dal video precedente, la possibilità era che fossero arrivati da questo massiccio di roccia, il posto ideale per collocarci un rifugio. Come vi sempre, per chi non ha visto il video precedente, mi sono infilato qua dentro. Un attimo che cerco di portare, ecco, mi sono infilato qua dentro. Dove ho avuto ragione per quello che riguarda tutte le mie indagini. Eccomi qua. Eccoci qua. Ora, a parte questo enorme masso che ci sono posato sopra io, che forse è caduto su da sopra, forse era rimasto lì e non l'hanno mai toccato, questa è la collocazione del rifugio. Eccolo qua. Adesso, stavolta sono arrivato preparato, mi metto la luce, il casco e proviamo ad entrare. Bene, mi sono preparato. Azzardiamo, qua ci sono solo le mie impronte, quelle che avevo lasciato, le avevo lasciato sabato scorso quando sono venuto. Interessante. In effetti è tutto composto da rocce che sono state sbriciolate. Sono state sbriciolate e portate fuori. Qua che cosa abbiamo? Abbiamo radici e roba varia. Le solite zanzare, quelle non ci abbandonano mai. Comunque ne ho già visto di simili, eh. Ne ho già visto di simili. Altezza, grandezza e profondità più o meno sono uguali. Poi si arriva a un fondo e c'è una piccola stanzetta. Eccola qua, questa è la stanzetta di sicurezza, quella che... Là c'è un bel pipistrello che mi sta già guardando. C'è la stanzetta di sicurezza, quella che venivano stoccati i materiali bellici per evitare che magari lo spostamento d'aria o una scheggia, qualcosa, potesse colpire e creare del danno. Ok, adesso là c'è un pipistrello, già mi ha visto, c'ha tutte le orecchie alzate. C'è tutte le orecchie alzate e mi sta... Ah, non vado fino là. Ve lo faccio vedere di qua. Vedete quel buco che c'è? Scusami Ciccio se vengo lì, però non ti darò fastidio. Prometto, 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 prometto. Niente, è andato. Vedete, qui hanno provato ad andare avanti. Hanno provato ad andare avanti, però quel terreno è molto duro, eh. Forse introducevano delle cariche. Bisogna che me ne vado perché le zanzare mi stanno mangiando vivo. E beati i pipistrelli che ci sono e che ci danno una mano. Ok, a questo punto il rifugietto l'ho visto, è molto bello, ma secondo me non ce n'è, non è il solo, ce n'è degli altri.
sembrano fatti tutti con lo stampo, sono tutti uguali, hanno la stessa profondità, la stessa piega, la stessa piega a sinistra, chissà perché mai una piega a destra. Va bene, vado avanti perché ho visto degli indizi che mi lasciano presagire che ce ne possa essere un altro. Va bene, anche questa è andata, dai.